Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace del Signore siano con tutti voi. Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Speranza che ci seguono con fedeltà e amore e amano anche questa radio diocesana che è una voce di fede in mezzo al nostro popolo che per la verità ai nostri giorni, come il resto dell'umanità, sta soffrendo una forte crisi di identità cristiana, di fede, di orientamento e tanti realmente si stanno anche allontanando. In mezzo a tanti giovani quasi è un vanto proclamarsi non credente e non sono pochi coloro che stanno tremando e scoraggiandosi vedendo il progredire del materialismo, dell'edonismo, dell'assenteismo nelle chiese, mancanze quindi di formazione, di educazione. Tutto questo, fratello, non ci deve spaventare. Perché? Perché la fede è un dono e la fede va provata. Sono momenti in cui la fede di noi cristiani è messa a dura prova non soltanto dalla crescita culturale, ma anche dai tempi che stiamo vivendo, per cui il contenuto stesso della fede spesso viene messo in discussione. Bene, noi cristiani però non dobbiamo abbatterci, per un motivo molto semplice. Gesù ha promesso: io sono con voi fino alla fine del mondo. E pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. Gesù ha promesso di rimanere sempre col suo popolo, per cui questi tempi che noi stiamo vivendo sono tempi in cui la presenza del Signore si fa sentire, ma noi come sempre avvertiamo questa presenza per mezzo della fede ed è sempre per mezzo della fede che permettiamo a Gesù di poter operare in mezzo a noi con forza. Ed egli non solo vuol conservare la fede nella sua Chiesa, ma la vuole accrescere e la vuole anche estendere. Non sono pochi coloro che spesso vengono a chiedere, anche persone non credenti di altre religioni che vogliono conoscere, a me personalmente è capitato più volte, donne musulmane che mi chiedono perché non mi parli della mamma di Gesù, hanno come un'attrazione verso la mamma di Gesù, alla ricerca di qualcosa di bello, di vero, ed è così, il Signore sta chiamando tanti oggi. E allora il cristiano deve tenere presente che la fede prima di tutto è un dono, è una chiamata di Dio che ci viene non dai nostri meriti, ci viene dalla sua volontà di salvare tutti e di portare tutti gli uomini alla conoscenza della verità, come spiega San Paolo al suo discepolo Timoteo. È volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. E l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, l'ottavo capitolo, parla di questa chiamata di Dio, che dice che Dio ci ha conosciuti fin dall'eternità. Del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Per salvare l'umanità Dio ha voluto far sviluppare il dono della fede in mezzo al popolo eletto, perché attraverso questo popolo arrivasse a tutti i popoli della terra, ma anche se questo popolo è stato fedele solo in parte, Dio compie ugualmente la sua promessa e quindi c'è un progetto di Dio di chiamare tutti, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quindi c'è un progetto che è chiamato predestinazione. Ora, a questo proposito, fratelli,
Facciamo una parentesi, perché in mezzo a noi spesso e volentieri si sente parlare di destino, è destinato, contro il destino non si può andare, ma esiste realmente il destino? Per destino abitualmente noi intendiamo una volontà suprema, indiscutibile, che è sovrana, che non può in nessun modo essere combattuta, anzi, secondo la superstizione degli antichi, la reazione contro il destino serve soltanto a favorirne l'adempimento. Quindi più tu ti dai da fare per sventarlo, più in realtà lo adempi. Sembra quasi un'ironia della sorte. Noi cristiani non ci conformiamo a questo concetto pagano, ma assumiamo quest'altro concetto di predestinazione. Che significa? In parole semplici, Dio ha un progetto per noi. Però questo progetto ce lo manifesta. Ecco la chiamata alla fede. Dio ha un progetto di salvezza su di te, te lo rivela, te lo manifesta per chiedere a te la tua personale adesione, senza la quale quel progetto non può essere realizzato. L'esempio della Madonna, Dio l'ha predestinata a diventare madre del Salvatore e lei riceve l'annuncio e aderisce, si sottomette, si faccia di me secondo la tua parola, e quando proclama poi diventa realtà nella sua vita. Così è per ciascun credente, fratelli. Dio ci rivela i suoi progetti che richiedono da noi la nostra personale adesione. Ma oggi sta nevicando, il Signore non mi ha chiesto se voglio che nevichi, allora io accolgo dalle mani sue questa volontà, questa decisione, come se io stesso l'avessi scelto. Quindi mi sottometto a Dio, volutamente, responsabilmente, aderisco al suo progetto. Quindi non tutto mi viene rivelato, non ogni dettaglio della mia esistenza viene sottoposto alla mia scelta personale, ma una volta che io conosco Dio, mi fido di Lui, allora mi sottometto a Lui in tutto ciò che Lui fa per me. Ecco la predestinazione. Il progetto è di Dio, che ti viene rivelato, ti viene sottoposto, perché tu lo accolga, e qualora tu non fossi in grado di conoscerlo, ugualmente ti sottoponi alla sua volontà con amore, come fanno tanti bravi cristiani che non si ribellano contro la volontà di Dio, ma accettano da Lui anche le sofferenze, come Giove che diceva: ho accettato il bene dalle mani di Dio, come non accetterò il male dalle mani sue? Ecco allora che la fede rispecchia questa predestinazione, come diceva l'Apostolo: quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere in tutto conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha anche chiamati. Ecco allora l'annuncio della fede che ti viene rivolto. Quelli che Lui ha predestinato li ha anche chiamati, quelli poi che ha chiamati li ha anche giustificati, cioè si senza peccato, privata dalla colpa, e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Vale a dire che se tu oggi ricevi la chiamata alla fede è perché nel progetto di Dio è già incluso che tu un giorno vivi nella gloria. Ma già fin da questa vita, man mano che tu ti trasformi in Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, quando apparirà Cristo la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
e noi vediamo nella vita dei santi, ripieni di Cristo, dove le opere di Dio si sviluppano con potenza, con grazia, proprio perché sono pieni di Dio. Ecco allora, noi riceviamo da Dio una chiamata. Oggi quante persone il Signore sta chiamando? Il Signore sta chiamando popoli interi. La sfida è grande e oggi quindi c'è bisogno anche che non soltanto noi coltiviamo la nostra fede, ma che anche sviluppiamo quell'invito del Signore a trasmettere questa fede, a propagarla. In che modo? Attraverso, prima di tutto, la testimonianza di vita, in secondo luogo attraverso l'annuncio della parola, in terzo luogo attraverso le opere di carità, ancora attraverso le celebrazioni. Ora oggi noi ci fermiamo ancora un minuto soltanto su questo aspetto, c'è questa chiamata. Ecco perché si sta sviluppando in tante parrocchie la devozione all'adorazione eucaristica, la pratica della devozione eucaristica, per mettere Gesù al centro della nostra vita. Sembra oggi che al centro ci siano interessi economici, interessi edonistici. No, il credente si piega davanti a Gesù, riconosce che Lui è presente e riconosce anche che Lui sta operando, sta chiamando. Allora ci sono nelle chiese tante persone in adorazione, anche di notte, per permettere al Signore di continuare a chiamare, e tante persone realmente vengono chiamate alla fede. Tanti lontani, ci sono dei movimenti per esempio dei giovani chiamati sentinelle del mattino, ci sono gruppi di giovani che si radunano in chiesa a pregare davanti al Signore, mentre altri vanno per le strade a invitare i giovani che sono nei pub, nei bar, nelle discoteche, perché vadano ad adorare Gesù, ti sta aspettando. E tante di loro realmente vanno e buttano fuori la loro anima, confessano i loro peccati piangendo. Perché? Perché questa realtà della chiamata di Gesù, della presenza di Gesù, è viva, è presente. E tu puoi essere uno di questi, fratelli, che non solo ricerca la fede, ma si adopera perché venga il regno di Dio. Ed è uno degli aspetti anche della preghiera del Padre nostro. Venga il tuo regno, Padre, su tutta la terra, venga il tuo regno. Perciò porta il tuo regno in mezzo a noi. Fa che questo regno si diffonda e che tutti siano chiamati. Fa che questo regno accolga tutti i popoli della terra, tutte le famiglie. Che in questo regno tutti trovino la pace, che in questo regno tutti abbiano la pienezza della vita, che in questo regno nulla venga a mancare, nessuno abbia a morire di fame, nessuno sia disprezzato, ma tutti abbiano la valorizzazione della propria vita, fin dal grembo materno e fino agli estremi giorni, gli ultimi giorni, quando la vita si consuma. E questo regno di Dio, fratelli, ci deve avvolgere. Ecco allora il Signore ti chiede questo, e perché? Perché uno dei mezzi per far crescere la fede è quella di diffonderla. Finché ci si mette soltanto sui libri o semplicemente in ascolto, la fede non si radica, ma come avviene per lo sportivo, più pratica, più i suoi muscoli si addestrano a compiere imprese. Così anche la tua anima, più tu ti apri all'esercizio della diffusione della fede, della propagazione della fede, della testimonianza della fede, con tutti quei mezzi che abbiamo ricordato, più la fede si radica nella tua vita, la tua anima si impregna di fede, e più tu pratichi questa fede nei momenti di prova, più la fede si stabilisce, fino a che, come dice San Giovanni della Croce, tu ti ritroverai a dimorare pienamente in Dio senza accorgertene. Ti accorgerai che la preghiera ti esce dall'anima, che ti ritrovi in preghiera anche quando tu non vuoi. Perché? Perché la grazia di Dio ti avvolge, ti penetra e ti trasforma. E allora è che la nostra preghiera oggi, Padre, venga il tuo regno.
Io sono disponibile a vivere nel tuo regno e sono disponibile a lavorare nella tua vigna. Non è importante l'ora in cui tu mi vieni a chiamare, che tu mi chiami alle 9 del mattino, alle 11, all'1, alle 3, alle 5, non è importante. È importante che tu mi abbia chiamato in Gesù tuo figlio. Anche a me tu hai rivolto questa chiamata dicendomi: vieni, ti farò pescatore di uomini. E anch'io, come Pietro, come tutti gli altri apostoli, voglio rispondere a questa chiamata. E come profeta Isaia voglio dirti: eccomi Signore, mandami. E che il Signore, fratelli, faccia sentire a tutti voi questa chiamata e vi dia quel santo coraggio di seguirlo con amore e fedeltà. E il Signore vi benedica e la Madonna vedi sempre su di voi come vostra tenera madre.